Buonasera a tutti. Niente, da oggi abbiamo fatto il nostro ingresso ufficiale nella zona arancione. Questo perché? Perché la situazione sanitaria si è aggravata, la curva epidemiologica si è alzata e quindi il governo ha deciso di dare una stretta ulteriore alla Regione Toscana, facendola transitare dalla zona verde alla zona arancione. Questa misura andrà avanti per 15 giorni, quindi fino al 26 di novembre, data in cui verrà rivista, e quindi a meno che non ci siano dei provvedimenti intermedi che il governo decida di fare ulteriori restrizioni. Niente, cosa possiamo fare noi? Possiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo molto bene e per questo vi ringrazio perché i cittadini di Casale Marittimo stanno rispettando la norma, stanno avendo dei comportamenti di elevata responsabilità, senso civico, quindi continuiamo così e ripeto, vi ringrazio veramente per questo perché non è scontato. Allora, niente, che cosa cambia sostanzialmente? Sono qui per condividere un po' con voi quelli che sono i cambiamenti. Cambia principalmente il dato degli spostamenti, cioè non è fatto divieto di uscire dalla regione toscana o dal comune. Riemerge a questo punto l'autocertificazione, autocertificazione che trovate fuori del municipio stampata, la trovate sul nostro portale, la trovate sui social del comune, la trovate sul nostro nuovo sistema, adesso lo condividerò anche sul nuovo sistema di messaggistica WhatsApp che abbiamo, dopo ve ne parlerò. E niente, per uscire dal comune non si può uscire tranne per queste tre eccezioni che sono appunto motivi di salute, necessità o comprovate esigenze lavorative. E dal proprio comune si può uscire per gli stessi motivi, in più ci mettiamo anche motivi di studio perché comunque come sappiamo bene ci sono dei nostri bambini che vanno a scuola a guardistalla, Cecine, eccetera, eccetera. Quindi questo è quanto. Allora, alla domanda. A parte che oggi abbiamo esperienza, perché devo dire che abbiamo passato un lockdown, abbiamo passato la prima ondata, quindi abbiamo esperienza della norma. Comunque mi si fanno delle domande, io per chiarezza vi do delle risposte, quindi si può uscire dal nostro comune per andare a fare la spesa? Sì, si può uscire. Allora, abbiamo un negozio di alimentari fornitissimo, un negozio di alimentari che svolge sul nostro territorio un servizio preziosissimo, è stato prezioso durante la prima ondata, durante il lockdown, è prezioso sempre perché sappiamo bene i servizi che fanno anche alle persone anziane, le persone che hanno difficoltà di deambulazione, quindi portano la spesa a casa, stanno svolgendo in questo momento un ottimo servizio, ma è 70 metri, cioè quindi è evidente che contro un supermercato di Cecina che è 1000 metri, in questa differenza di spazio ci sono dei prodotti, degli alimenti che non sono reperibili qua. Quindi sì, potete prendere e andare. È evidente che, questo lo sottolineo, non si va a comprare la carne al Coop, il pesce al Conad e al penne ci andiamo a comprare la schiuma da barba. No, si cerca un supermercato, si identifica un supermercato, ci si reca a quel supermercato, una persona, una soltanto della famiglia lo sappiamo, e poi rientra alla propria residenza, nel proprio comune, alla spesa e torna. Si può andare a fare sport, attività fisica, sì, si può andare a fare attività fisica, attività sportiva. Quindi si può andare a fare delle passeggiate, corse, si va senza mascherina, se no è peggio che meglio, quindi no, senza mascherina si tengono 2 metri di distanza, però il dispositivo di protezione lo si tiene in tasca, perché quando si incontra qualcuno che ci si mette a parlare, a quel punto si indossa il dispositivo di protezione e si mantiene comunque una distanza di 1 metro, e sempre. Quindi niente, si corre senza e poi se ci si incontra ci si mette. Dove si va a correre? Si va a correre in Pineta Cescia? Si va a camminare in Pineta Cescia? No, si va a camminare, a correre nel comune di Casale Marittimo, che è bellissimo, il nostro territorio si presta benissimo per queste uscite all'aperto e quindi rimaniamo all'interno del nostro comune. Il dato fondamentale, lo ripeto, sono appunto il diminuire il più possibile gli spostamenti.
Allora, per quanto riguarda le attività, allora, l'Italia è in ginocchio, sappiamo, le attività italiane sono in ginocchio, pensiamo alle palestre, pensiamo alle piscine, insomma, pensiamo alle attività che sono già chiuse da un po' di tempo. E quello che è stato l'eco, la risonanza del lockdown, della chiusura di marzo, aprile, maggio per alcune attività nel nostro comune, ci sono in questo momento, oggi, ristoranti, bar che sono chiusi. Mi rincuora il fatto che siamo in un momento di bassissima stagione, essendo un paese turistico, quindi diciamo che il danno probabilmente è contenuto, però insomma possono fare asporto, possono fare consegne a domicilio. L'asporto è consentito fino alle 22, perché le 22? Perché alle 22 alle 5 del mattino sappiamo che non ci si può allontanare dalla propria abitazione se non per i motivi di cui sopra, quindi lavoro, salute e necessità. Di conseguenza fino alle 22 si può andare a prenderci la pizza, poi dopo le 22 no, ma la consegna è sempre prevista, che dire, per queste attività. Io ho un grande rispetto veramente per questi esercenti, perché per tutte le attività italiane. Comunque il ristorante che fino all'altra settimana ha chiuso alle 18, doveva, quindi alcuni ristoratori hanno dovuto reinventarsi perché magari facevano abituati a fare soltanto la cena e allora si sono inventati il pranzo, rivedendo i menu, rivedendo le cose, poi si chiude, si fa l'asporto, allora si rivede il menu per l'asporto. Poi si riapre, a quel punto si riapre con forza, coraggio, dignità, si rialza la testa e ci si ributta nella mischia e si cerca veramente di riaggredire il mercato, di riuscire a rimanere in pista. Avete tutta la mia comprensione, solidarietà e anche appoggio, e se si può fare qualcosa noi come amministratori, cercatevi, contattateci, perché siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Allora, detto questo, come dirvi anche il fatto che avrei potuto dirlo prima, però abbiamo avuto un contagio a Casale Marittimo 1, abbiamo avuto uno durante la prima ondata, per il momento abbiamo un contagio, ho parlato con una persona della famiglia, purtroppo non è stato asintomatico perché ha presentato tutti i sintomi dello spettro di questa malattia. E niente, quindi con tanto dolore, tanta preoccupazione, tanta sofferenza, tanta incertezza, sicuramente. Adesso sta meglio, ne stanno uscendo. Quindi faccio a loro, alla famiglia, alla persona, alla famiglia, tanti auguri veramente per una buona guarigione e un grande in bocca al lupo. Però questo ci deve far un'altra volta riposizionare, e quindi ci vuole attenzione, ci vuole davvero. Attenzione, dobbiamo proteggerci, proteggere i nostri cari, proteggere le persone più fragili, più deboli, con patologie. Quindi lo possiamo fare continuando, ripeto, e vi ringrazio, a fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Allora, niente, noi stiamo andando avanti, stiamo portando avanti tutte le nostre anche altre attività amministrative, rispettando tutte queste misure, quindi con un po' più di difficoltà, ma siamo comunque portando avanti tutti i nostri progetti. Lo vedete in giro, però vorrei fare un video poi unicamente per queste cose. L'unica cosa che vi dico è che stasera alle 18 ci sarà il secondo incontro con la cittadinanza per quanto riguarda il passaggio al porta a porta. Sapete che il 14 di dicembre i cassonetti spariranno e passeremo al porta a porta. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, ma vorrei proprio dedicarvi poi una sessione intera, perché vorrei raccontarvi un po' quello che è stato per noi questo percorso, e siamo assolutamente dentro questo percorso. Quindi abbiamo bisogno di collaborazione, che vi chiederemo però per il bene di tutti, per un miglioramento dell'ambiente, del nostro territorio, il decoro del nostro territorio. Quindi va bene, stasera alle 18 abbiamo la videoconferenza, scusatemi, l'incontro pubblico, lo registriamo, quindi di fatto poi domani verrà ripubblicato. Abbiamo già pubblicato la prima registrazione, che molti di voi hanno seguito anche in diretta, e poi ha avuto tante visualizzazioni. Seguitele, perché dobbiamo tutti imparare a cambiare il nostro sistema, e quindi seguiteci. Il nostro nuovo sistema
di messaggistica WhatsApp, è interessante perché questo, allora mandate un messaggio se volete, verrete inseriti in una lista broadcast, quindi riceverete tutte le nostre comunicazioni che sono tante, e non vi spaventate, non vi intaseremo il telefono, cioè, tante importanti, diciamo che. Quindi dovete registrare questo numero se volete farlo, chiaramente questo numero è 376-0088777, è il numero dell'amministrazione. Mandate un messaggio WhatsApp con scritto nome, cognome, attiva, verrete attivati e inseriti nella lista broadcast. Quindi così avrete, diciamo, notizie più immediate di tutto quello che succede anche per questo nuovo servizio, anche per l'emergenza sanitaria che è in atto. Vi dico un'ultima cosa, sabato mattina, il prossimo, dal 14, dalle 14, scusate, sabato pomeriggio dalle 14 alle 17 verranno distribuite in Piazza del Popolo FFP2, le mascherine, e anche la domenica mattina dalle 9 alle 18 sempre in Piazza del Popolo. Con il prezioso contributo della Croce Rossa Italiana e sottolineo del gruppo, no? Della Protezione Civile Croce Rossa di Casale Guardistallo, sottolineo 3 volte, 4, perché con loro venerdì mattina rifaremo l'ennesima sanificazione nei punti sensibili del nostro territorio. E niente, è un terzo settore, dovrebbe essere chiamato primo settore, secondo me, perché, e lo dico sempre e lo ribadisco, perché senza il loro prezioso aiuto, e specialmente in questo momento di emergenza sanitaria dove tutti ci siamo accorti cosa significano le associazioni, cosa sono significate per noi. E quindi ringrazio a nome di tutti i cittadini la Protezione Civile Croce Rossa per il supporto che ci ha dimostrato e ci sta dando. Niente, io vi saluto e spero presto con un altro video, stasera alle 18, incontro pubblico per il porta a porta. Ciao, buona serata a tutti.